Benvenuto. In questo video ti mostrerò come utilizzare le griglie per correggere i compiti dei tuoi allievi. Cominciamo con l'assegnare un compito ai nostri allievi. Creiamo un nuovo compito, una nuova assegnazione. Le diamo il nome che desideriamo e le istruzioni per completarlo. L'allievo in questo caso dovrà consegnarci un tema. Come posso correggere il suo componimento? Lo posso correggere usando una griglia. Facendo clic sul pulsante griglia, mi viene data la possibilità di creare una griglia, riutilizzare una griglia o importare una griglia da fogli. Adesso vediamo come creare una griglia. Facendo clic su Crea griglia, vengo portato in questa schermata dove potrò creare la mia griglia. Qui abbiamo l'opportunità di stabilire dei criteri di valutazione per la prova da correggere. In questo esempio formuleremo una griglia di valutazione con due soli criteri a titolo esemplificativo, con un massimo di 50 punti di valutazione. Diamo un nome al primo criterio e diamo una descrizione del criterio che abbiamo scelto di valutare. In questo caso grammatica e accuratezza nella grammatica. Inseriamo il punteggio massimo che si può raggiungere, diamo un nome al livello, potresti mettere eccellenza, metto 25 per comodità di scrittura e nella descrizione mettiamo il perché abbiamo dato 25 punti, perché la prova è stata perfetta. Aggiungiamo un secondo livello, in questo secondo livello il massimo dei punti è 20, il titolo del livello potrebbe essere sopra lo standard, la descrizione è quasi perfetta. Aggiungiamo un nuovo livello, qua i punti raccoglibili sono 15 sullo standard e in un ultimo livello in cui la prova non è sufficiente e quindi diamo punto 10 e mettiamo c'è del lavoro da fare. E così ho creato un criterio con 4 item che mi aiutano nella valutazione. Se dal punto di vista dell'accuratezza grammaticale il mio allievo mi avrà dato il massimo della prova, gli darò 25 punti, 20, 15. Oppure, se la prova è stata sotto lo standard, gli darò 10 punti. Posso aggiungere ancora altri livelli, ma in questo tutorial non ci interessa. Una cosa interessante che posso fare è utilizzare il criterio che ho appena compilato per produrne un secondo. Una volta duplicato, non devo fare altro che aggiornare il criterio e concordare eventualmente maschile e femminile. Come abbiamo detto prima, il massimo dei punti raccoglibili è 50, possiamo aggiungere altri criteri e arrivare fino a 100, ma per questa prova basta così. Ora che abbiamo capito come si compilano le griglie, ti faccio vedere una griglia un po' più complessa e poi ti mostrerò anche un modo molto facile per ottenerne una simile. Torniamo nella sezione lavori del corso, creiamo un nuovo compito e andiamo a scegliere una griglia, ma questa volta riutilizziamo una griglia. Facendo clic sul pulsante riutilizza griglia, andiamo a pescare tra le griglie che abbiamo compilato nel corso del tempo. Veniamo portati in questa schermata dove vengono elencate le griglie che abbiamo. Come vedi, ne una con 4 criteri 100 punti. Andiamo a sceglierla e andiamo a vederla. Come vedi è un po' più complessa di quell'altra, di quella che ti ho mostrato prima. Come vedi ho usato delle descrizioni che mi permettono di stabilire che tipo di errori o qualità i diversi compiti hanno, dalla correttezza grammaticale, focus sulla topica, la capacità di rimanere focalizzati sull'argomento senza uscire dalla traccia, dando delle definizioni che mi aiutino nel momento della correzione. Ho aggiunto poi supporto all'argomento, l'esposizione che deve essere supportata da dettagli pertinenti e significativi, quindi i dettagli pertinenti e significativi fino ad arrivare a i dettagli e le informazioni di supporto sono in genere poco chiari o non correlati all'argomento, così le parole e le frasi vivide, oppure utilizza un vocabolario limitato. Il massimo dei punti raccoglibili è 100, ogni singolo criterio comporta il voto con 25 punti. Adesso che la nostra griglia è bella e pronta, andiamo ad assegnarla. Come vedi la nostra griglia è qui, la assegniamo a tutti gli studenti, il massimo di punti assegnabili è 100, possiamo dare una data di scadenza o dare un argomento. Assegniamo il compito che viene dato alla classe. Ecco che vedi il compito che è messo in bella evidenza e ci muoviamo per andare a vedere cosa vede l'allievo.
L'allievo arriva, noi rinfreschiamo la pagina, questo è il compito che ha già fatto ed ecco qua l'assegnazione, nuovo compito, il compito 4, andiamo a svolgerlo. Oltre che dall'assegnazione, l'allievo viene accolto dalla griglia di valutazione con la quale verrà valutato il suo lavoro, e quindi vedrà tutti i criteri e i punti associati. Questa è una cosa molto utile perché in fase di redazione del compito l'allievo può tener conto delle caratteristiche, degli elementi che l'insegnante ha deciso di testare. Ora poniamo che il nostro allievo abbia completato il suo compito e voglia consegnarlo. Andiamo in cerca del nostro file che abbiamo compilato. Lo andiamo a recuperare. Lo carichiamo. Il file viene caricato, ma non viene ancora consegnato. Dobbiamo attendere che venga caricato e possiamo consegnarlo. Ci verrà chiesto se siamo sicuri. E lo consegniamo. Il compito è stato consegnato all'insegnante. Torniamo alla visione dell'insegnante, vediamo che un allievo ha consegnato e andiamo a vedere la sua prova. Eccola qui. E ci ritroviamo nel compito svolto, vabbè, il test di prova è un testo come un altro, quindi andiamo a vedere com'è la correttezza. Beh, la correttezza è ottima, eccellente. E via così per gli altri criteri. Però se abbiamo compilato noi la nostra griglia e la conosciamo a mena dito, anche qua c'è un piccolo vantaggio perché possiamo fare semplicemente clic sulle varie voci per definire la qualità del compito. Noi sappiamo che abbiamo la linea mediana della sufficienza qui, della più che sufficienza dell'eccellenza lì e della, sotto lo standard in quella terza colonna. Quindi possiamo anche con pochi tap riuscire a valutare un compito. Certo, se vogliamo avere la certezza andiamo a vedere le singole voci. Con queste semplici operazioni il voto viene già accreditato, ma se per caso io non fossi contento di questo voto o volessi modificarlo, posso farlo con estrema facilità. Magari devo correggere questa o quell'altra valutazione, sono libero di farlo. Posso mandare un messaggio privato all'allievo, in questo caso complimentandomi, o in caso di necessità dandogli dei consigli su come migliorare. E infine vado a restituirgli il compito corretto. Torniamo a vedere cosa vede l'allievo. Una volta tornato per controllare come è andato il suo compito, nell'allievo si troverà la griglia compilata, oltre che il compito restituito. Ecco che avrà un'esatta visione di quella che è stata la correzione e la qualità del suo scritto, quindi vedrà che è stato eccellente nel primo criterio, è andata un po' così nel terzo, però nel quarto si è risollevato. Sì, questi ultimi due confliggono un pochettino tra di loro, ma è un esempio. E troverà anche il mio commento. La griglia che abbiamo utilizzato per questo esempio può sembrare complessa da costruire o ricercata nei termini, ma ti assicuro che mi sono voluti pochi minuti per poterla allestire e adesso ti mostro come si può fare. Esiste una risorsa, il suo nome è Rubistar e il link te lo lascio in descrizione, che è un vero e proprio magazzino, un antro di Alibaba, se vuoi, di griglie di valutazione di insegnanti di tutto il mondo. Qui possiamo creare una nostra personale griglia, oppure possiamo fare una ricerca attraverso una parola chiave premendo search. Ecco, con la parola chiave filosofi sono riuscito a trovare 501 griglie. Certo vengono da questo o da quell'insegnante, sono in diverse lingue, devo scegliere quella che dal titolo magari vedo che può essermi utile per quella griglia che sto cercando di costruire. Adesso prendiamone una a caso, prendiamo la prima. Come vedi il nostro collega ha compilato una griglia ben complessa e ben completa. Noi possiamo prendere ispirazione da questo per portare il suo contributo alla nostra griglia. Se non sei pratico con la lingua, puoi chiedere agli strumenti di traduzione automatica di tradurre la griglia. Puoi copiare e incollare dentro la griglia che stai costruendo in Classroom e puoi cambiare tutto quello che vuoi. Spero di esserti stato utile.